E poi se vuoi ho altri aneddoti, che ne so, ad esempio a un certo punto si fece venti di guerra, mio padre era il truccatore di questi di quella serie e invitò Bernicio a cena a casa, per esempio, cose un po' particolari, oppure non so, ricordo sempre un'altra star internazionale a cui piaceva molto gli spaghetti di mia mamma a Hong Kong durante un'altra serie che era Nobel House di James Clavell, un giovanissimo Pierce Brosnan veniva la sera a questo residence albergo che c'era la cucina dove mia mamma cucinava gli spaghetti, oppure qua finisco se non andiamo avanti per ore. No, non stare in modo, perché queste sono. Oppure, è la storia segreta del cinema italiano e internazionale. Oppure mi ricordo un'altra volta a Cannes e c'era un film dove c'era Monica Vitti e dove c'era un giovanissimo, forse era il primo o il secondo film, Christian De Sica, ma il film era internazionale, e dove l'altro protagonista maschile era Kit Carradine, non so come volte si dice, che veniva da un successo planetario di Altman, che era Nashville, dove lui aveva cantato questa canzone che si chiama I Misi. E anche lì, con la scusa degli spaghetti di mia mamma, veniva tutte le sere a cena a casa nostra a Cannes, e ci ricordo Christian De Sica, diceva: Kit, facci una canzone, e questo qui veniva con la chitarra e cantava, e poi registrai anche una cassetta delle sue canzoni in treno negli spostamenti da Cannes Parigi, quindi insomma tante cose, e poi ho fatto anche l'attore. No, voglio chiederti, la cassetta esiste ancora? La cassetta purtroppo l'ho persa, anche perché io non mi rendevo conto, avevo 14 anni, del valore che poteva avere una cosa del genere, cioè per me era normalissimo avere contatti avere rapporti con queste che all'epoca, pensa che all'epoca andavano gli autografi, no? Io ho pochissime cose di questo tipo perché li facevo fare per i miei compagni di scuola. Ma io non avevo la sensazione di dover farmi, senza fare l'autografo dalla star di turno, perché per me era una cosa normale. Senti, no, dicevi, ecco, ti ho interrotto, scusami. No, e poi l'ultimo aneddoto che voglio raccontare è che invece ho fatto l'attore, insomma, tra virgolette, però ho partecipato, allora, noi non abbiamo mai prodotto come cinepanettoni, ma io ho partecipato come piccolo attore, ma per caso naturalmente dovevo guadagnare un po' di soldi d'estate, a 16 anni, a quello che è stato forse il capostipite di Cinepanettoni, un film si chiama Liquirizia di Salvatore Samperi, dove c'erano tanti degli attori che poi sono diventati attori cult, primo tra tutti proprio Christian De Sica. Quindi mi divertì molto. No, ti invidiamo anche molto, naturalmente, perché anche se con l'inconsapevolezza, come dicevi, no? Perché poi alcune persone erano assolutamente di casa e venivano perché la mamma cucinava questi spaghetti su poi mezzo. Poi io volevo fare cinema in realtà. Che cosa è successo? No, nel senso che a un certo punto, sai, nel cinema italiano c'erano le famiglie, no? In qualche modo che fa delle caste, in qualche modo. Io chiaramente non avrei mai potuto fare quello di mio papà, che era troppo artistico e di talento, io assolutamente non sapevo nemmeno come manualità zero, però gli dissi che volevo, quando ho 19 anni, mi sarebbe piaciuto lavorare in produzione. E lui mi disse, contrariamente a tutti gli altri, diciamo, padri di quell'epoca, mi disse: guarda, fai volentieri, fai come vuoi, ma io non ti conosco. Quindi era molto difficile poter... E poi invece, per i casi della vita, dopo tanti anni invece sono capitato, appunto ho avuto l'onore di dirigere questa grande società, e quindi ho fatto un percorso chiaramente manageriale, non strettamente artistico, di cui devo dire mio papà è molto orgoglioso. No, giustamente deve esserlo. Da quanti anni sei in Regina, Paolo? Ma la Regina sì, l'abbiamo praticamente... non dico l'ho fondata io, penso perché la RAI ci ha dato mandato, ma ero uno di quel gruppetto dei fondatori, proprio, cioè chi poi deve fare quelle cose che si chiamano spin-off di rami d'azienda, quindi cose amministrative, giuridiche, e quindi proprio dall'inizio praticamente ho avuto dei ruoli diversi, ho fatto all'inizio il CFO, poi il direttore generale, e poi dal 2010 l'amministratore delegato.